Cioè, se ne vanno tutti perché parlo io che sto femmina. No, no, ma siete delle merde. Parla. Cioè, io boh, vabbè. Io gli menavo un fatto. Comunque, nel momento. No, non ti mette là che è pieno di fili. Mettiti sul divano. Piano di figa. Là è un casino, se stacca tutti. Mettiti sul divano. Falla parlare. Fate finire. Che è più intelligente del gruppo. Non so, ma se volete parlo di make up. No. Io ho messo in dubbio niente. Voi avete detto appunto, scusate, ho perso il filo del discorso. Utilizzazione, perché non ride però, fratello, perché veramente... Sopruso? Per aver mostrato le tue storie? A te devi da ride. Io ho 9 dipendenti. Ma non c'è bisogno No, mi alzo, perché no, per carità. Sì, vabbè, vai, che me... se rovina l'inquadratura, perché mi piace proprio parlarti in faccia. Ti fa vedere il coltello. Per strada ti faccio vedere il coltello. Ma cazzo stai a dire? Ha provato a coltellarlo, a cazzarlo. Ma che stai a dire? Ha provato a coltellarlo. Lui si è tirato indietro, se no piana coltellato. Ma vedi le cazzate che stai a dire a Dave? Ma porca droga, ma esci di casa, Dave, dai, porco tu. C'è una cosa per te, aspetta, c'è una cosa per te. Vita, porca miseria, mi ha invitato in studio, ti ho chiesto l'amicizia perché tu c'hai il proprio pericolato. Ma è bloccato, fratello. Ma è bloccato, c'ho la foto tutti. Qua. Ma è bloccato su Instagram. Mattia, ma perché? Perché? Perché ha fatto stazione, fratello? Se era un altro, ma che cazzo ne sai? Stai qua chiuso, porco di sentenze. Aspetta, ferma, no, però se tu dici a me che io ho detto. C'eravamo noi, tu stavi qua dentro l'acquario. A fatte le pippe con l'amici tua. Dai, complimenti. Grande argomentazione. Non c'eri là, non puoi parlare. Va bene. Dave, non ti sto prendendo per culo. Se tu dici una cazzata, devi per culo da solo. No, ragazzi, basta. Stiamo andando. Dave, stiamo andando. Simone, ti devo spegnere il microfono. Veramente, nessuno, però, non voglio che andiamo in questo scenario. Ho capito, lui è entrato. Va bene, questa Manco stava nella live. Avete fatto entrare voi, avete scelto voi. Ho chiesto diritto di replica per dire una cosa. Sì, ma diritto di replica, chi cazzo l'ha chiamato? Lui. È stata una goliardia, cioè si può essere fascisti nel 2023, il fascismo è caduto nel 43, perché ridete? Che vi faccio ridere perché? Fammi ridere pure a me, fratello. Cioè perché? Me lo spiegate? Aspetta, a me fa ridere proprio il fascismo, ma io ti voglio ricordare che noi siamo stati bannati per il saluto romano fatto da lui. No, okay. Quindi diciamo che pensavo nel che per web... quello che dicevo io. No. La seconda Grazie. Domanda. Un'altra cosa. Secondo te quindi il fascismo è una merda? Li visti a parte i video. Perché mi devi far dire che è una merda? È una domanda. Neanche lo conosco il fascismo. Cioè no, aspetta, perché non è voglio passare a peccare. Aspetta, regà, però non è voglio passare a peccare, perché io c'ho due attività, sono istruttore FPI, ho fatto l'attore, cioè, ho studiato, poi siccome tu sei un tipetto particolare, definisci particolare? Te definisco. C'hai lo smarto sulle mani, i tatuaggi sulle mani, il sopracciglio tagliato, c'ha mi fiore, c'ha 11 anni, il cappuccetto in testa durante l'intervista. Ma pure in tuta, regalo. Marco, tranquillo. Stia calmo, tra un po' le... Quei pischelli. Ma mica mi offendo. A posto. Me vado a fumare la sigaretta. Ma me può dire quello che vuole, Marcello. Ma no, cioè, io sono uno che... Ma io non ti devo dire nulla sul tuo aspetto estetico. Ti sto spiegando. Sei un bellissimo uomo, che te devo dire? Mo vado pure io a Piacenza in giro più altri 4 amici mia e vado a dire a questi io te spezzo il braccio se dai fastidio. Ascolta, ma io penso che l'avete pensato solo voi 4 così. A me la gente mi ferma per strada e mi dice bravo, vedi, porca droga. Bravo, hai fatto bene, perché tanto tutti se ne lavano le mani e si grattano i coglioni. È esattamente questo il problema. Perché l'Italia, ma io ve l'ho detto, l'Italia, ragazzi, però è questo, l'Italia è divisa. Una persona fuori dallo schema Cerbero, no? Sì. Dove sono tutti, tra virgolette, perfetti. Sì. Ah no, ma noi sta cosa non l'avremmo... Io avrei chiamato la polizia. Quindi è un esperimento no, sociale, aspetta, no? Fermi, ragazzi. Uno dice, io avrei chiamato la polizia. Se no, è giusto. Solo tu. No. È un esperimento sociale per provare... No, qualcosa che io ho fatto non è cioè come questa tu dici cosa non la puoi fare un esperimento questa come cosa come... non la puoi fare su perché? Persone perché? Che sono in quella condizione perché? In realtà su nessuno perché perché non puoi sapere perché? Se sono d'accordo cosa non che puoi Mattia non avrebbe Mattia Faraoni non avrebbe mai fatto niente di tutto ciò non è che l'avrebbe visto così dai andiamo lì a fare questo esperimento come reagirebbe una persona normale aggressiva come reagirebbe secondo voi no però non l'ha cioè nel senso mica siamo matti non è che lui ha previsto che sarebbe successo così no però ragazzi, se volete venire con noi,
due coltellate ci sono per voi. Spingeremo le telecamere e se pistiamo dei botte, ovviamente.